Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare. Perché? Perché noi a gennaio a destra probabilmente dovremmo comprare un giocatore. Nel senso, noi abbiamo deciso di giocare con questo 3-5-2, che è un 3-5-2 sicuramente importante, un 3-5-2 che ci sta portando dei risultati, ma ovviamente con il 3-5-2 a destra devi dare un'occhiata perché a destra sei un po' rovinato, tra virgolette, cioè hai un Cuadrado, un De Sciglio, entrambi i giocatori sono un po' instabili perché Cuadrado è un giocatore che comunque comincia ad avere una certa età e comunque non è più il Cuadrado di una volta e fisicamente dicono non è più quello di una volta e poi De Sciglio in realtà, ragazzi, è un giocatore che secondo me non può fare assolutamente il titolare all'interno di questa squadra. Quindi la Juve a destra deve fare un investimento, deve fare un acquisto, deve fare diciamo, deve fare un nome, deve fare una scelta. Quindi no, 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 mantenimento, e invece si va a, diciamo, a comprare questo giocatore. E il giocatore che si può comprare è un giocatore della nostra Serie A che piace veramente, ragazzi, a tutti a Torino. È un giocatore che ha un nome particolare, ognuno lo pronuncia a modo suo, io lo pronuncio a modo mio, visto che non ce n'è uno che mi abbia confermato una pronuncia decente. Si chiama Joachim Mell ed è un esterno, appunto, un esterno basso dell'Atalanta. Qualcuno lo pronuncia in maniera diversa, non mi interessa, avete capito di che parlo. E vi racconto un po' la trattativa, perché c'è qualcosa che dovete sapere su questo ragazzo. C'è qualcosa che dovete sapere. Prima ovviamente prima di cominciare, prima di farlo, di parlare, ragazzi, prima di parlare, come al solito, che dovete fare? Dovete fare una cosa molto semplice. Se vi piacciono, iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati, perché vi dico questa cosa. Molta gente fra quella che mi segue si lamenta perché non gli arrivano i video. Dice: "Mette, ma non ho visto i tuoi video perché? Perché non avete attivato la campanellina." Sì, a meno che voi non cerchiate il nome del canale, cercate e andate a vedere direttamente, cercate sulla cronologia, andate a vedere i video del canale. Se voi non attivate la campanellina, il sito non vi manda i video. Quindi fate questa cosa molto importante. Non fate i tifosi dell'Inter. Trovate ovviamente questa cosa perché è molto importante, la campanellina, e poi ovviamente trovate anche i miei social. Quindi se vi va, seguitemi sui social se volete rimanere sempre aggiornati. Allora, sto ragazzo, è un talento di buona qualità che qualche tempo fa è stato scovato, è stato preso e si è dimostrato uno dei migliori, secondo me, esterni destri della Serie A. Non perché lui sia un fenomeno, non perché lui sia un campione, non perché lui si abbia fatto vedere chissà che cosa, però effettivamente Mel è un giocatore, o Mele, chiamatelo come volete, è un giocatore di buona qualità. Ovviamente, ragazzi, quando tu vai a prendere un esterno basso per il 3-5-2 nel mercato di gennaio, va a fare un acquisto che ovviamente non sia un acquisto che ti impiega molte risorse. Perché? Perché tu non lo sai se il 3-5-2 lo utilizzerai pure l'anno prossimo oppure no. Cioè, nella prossima stagione tu potresti utilizzare anche un altro modulo. Può essere che tu vada ad utilizzare un altro modulo, può essere che tu, anziché usare il 3-5-2, vada a usare un altro tipo di modulo. E allora gli acquisti per il 3-5-2 diventeranno acquisti diversi. Quindi è opportuno comprare un giocatore a destra che sia di valore, ma che non sia un acquistone, un top player assoluto, perché quello eventualmente lo devi prendere cioè lo devi prendere in un altro momento. Quindi Mel è un giocatore comunque base, abbastanza particolare, non è che ha tutte queste grandissime qualità, è un giocatore di spesa, quindi è un giocatore equilibrato, riesce comunque a fare una buona fase offensiva, una buona fase difensiva e ad un certo punto piace. Piace perché è un ragazzo giovane, cioè 26 anni, è un ragazzo che ha delle buone qualità a livello offensivo, quindi riesce comunque a creare un certo tipo di gioco, aiuta molto bene la fase di, diciamo, di sviluppo. Quindi è un ragazzo che riesce comunque a dribblare, saltare, riesce comunque anche se vogliamo a fare dei cross interessanti. E difensivamente diciamo che non è perfetto, però aiuta bene la squadra, quindi non è, no, 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 non è proprio chissà che cosa, non è, voglio dire, un giocatore bravissimo in copertura, però ti aiuta comunque in maniera base e costa tipo poco, perché costa sui 16 milioni, che per me sono anche tantini, data la situazione attuale. Diciamo che l'Atalanta, da questo punto di vista, è un po' aperta a lasciarlo partire, perché Gasperini non è che lo veda molto, nel senso sì, gli piace, però non è che lui sia folle per Mel, quindi non è,
che Gasperini, non è che Gasperini, cioè non è che Gasperini dicano no, io non lo voglio, cioè lo voglio in squadra, non lo dobbiamo vendere. È un giocatore che comunque ha una buona qualità e che sul mercato va tranquillamente. Allora, io faccio un discorso un po' diverso, diciamo, rispetto agli altri che sento, perché molta gente ha disprezzato questo nome, ha detto, ma che ce dobbiamo fare con Mel? Non è certamente il nome che serve. Io sono so d'accordo con voi quando mi dite che non è il giocatore che fa la differenza nel lungo periodo, però ti ripeto, tu non devi fare un acquisto nel lungo periodo, tu devi fare un acquisto che sia comunque attuale, ok, per il modulo che usi ora, perché purtroppo tu a inizio stagione, quando hai cominciato a lavorare con la squadra, tu non hai puntato, tu hai avuto un'idea diversa, tu puntavi sul 4-3-3, ok? Puntando sul 4-3-3 è normale che io ti faccia un mercato per il 4-3-3, poi che se faccia male quello, che quello non ci sia, quello ti cambiano i piani, ok? Quando tu cambi i piani e passi al 3-5-2, tu effettivamente gli uomini per il 3-5-2, tra virgolette, non ce li hai. Perché a sinistra c'hai Kostic che gli fai fare l'esterno basso in centrocampo a 5, che in realtà sì, l'ha fatto in carriera, ma non è proprio quello il suo ruolo vero, originale. E non è comunque un giocatore che ti dà copertura. Cioè a sinistra tu ti devi rendere conto che se ti arriva comunque una fase di sviluppo, Kostic non è che va a difendere o va a coprire. Kostic non ha quell'attitudine di andare a coprire. Quindi a destra tu te devi coprire un po' di più. Ora, a destra c'hai Cuadrado e De Sciglio. Cuadrado, ragazzi, ha 35 anni. È arrivato a un certo punto, cioè, vi dovete anche rendere conto che per quanto lui possa essere forte, comincia ad avere una certa età. Non perché è vecchio anagraficamente, è per fare il calciatore, dico, no? Ovviamente, che se no a 35 anni sei un ragazzo, sei giovane. Quindi è normale, a 35 anni c'hai qualche problema a livello fisico, c'hai una discontinuità, è normale che uno ti dice, aspetta, fammi vedere un pochino la situazione qual è. De Sciglio, che è l'alternativa, praticamente non ci sta mai, è più comunque un giocatore che a livello tecnico non può essere titolare. Secondo me l'acquisto di Mela ha cifre contenute, non a 16 milioni, ma pure a 10-12 milioni. Secondo me è un acquisto intelligente, perché ti dà comunque un certo tipo di giocatore di buona qualità che conosce, che comunque ha una buona attitudine. Poi è normale che non te vai a prendere un fenomeno del calcio mondiale clamoroso, incredibile, che ti cambia la partita. Non ti vai a prendere manco un giocatore che è speciale, però per 10-12 milioni il giocatore va, poi aggiungi eventualmente se tu vuoi costruire su 3-5-2. Ovviamente non ti dico fai rimanere Mel titolare, perché che ti devo dire? Cioè, fai mantenere lui titolare? Non te lo posso dire. Ti dico vatti a prendere un altro esterno, tanto aggiungi pure De Sciglio, andrà via. Quindi con Cuadrado De Sciglio fuori, tu comunque avrai la necessità di prendere un altro esterno basso se vuoi puntare su questo ruolo qua. Quindi a prescindere da tutto, tu Mel lo useresti solo questo periodo, poi a giugno valuti e lo metti tipo come alternativa. Oppure lo puoi rivendere, però non mi sembra un acquisto così sbagliato da fare se tu hai bisogno di un 3-5-2, perché tu mi dici che ce devo mettere come esterno basso a destra. Cioè, attualmente in rosa noi non abbiamo gente che permetta di fare quel ruolo, perché ce li abbiamo, ma sono tutti adattati. Almeno lui lo prendi, sa fare quel ruolo, lo paghi poco, perché alla fine lo paghi poco, poi se l'Atalanta continua a chiedere 16 milioni più bonus, io gli dico, raga, non vale la pena spendere così tanti soldi per lui, perché è un buon giocatore, ma non sarà mai uno di quelli che ti farà fare la differenza, il salto, e quindi non c'è da spendere tanti soldi. 10, 11 milioni, quella è la cifra che uno può spendere per Mel. Se l'Atalanta li vuole, di bene, se no si va a prendere un altro nome. Però qualora dovesse arrivare e dovesse essere lui la scelta per la fascia destra, non è che io sia così disgustato da Mel, anzi, io lo valuto un buon giocatore, non è un fenomeno, è un buon giocatore. Cioè, è bravo, dice, che tipo è? È bravo, è un buon giocatore, è un buon nome, un buon soggetto. Non è né un fenomeno assoluto del calcio mondiale, né uno di quelli che devi disprezzare, devi dire no, a me non mi piace perché quello è scarso, perché non è scarso. È un giocatore che ha una solidità. E che quindi avendo una solidità, secondo me, può aiutare in questo modulo. Ti ripeto, devi capire un attimo il modulo da utilizzare qual è, perché la maggior parte della gente non lo capisce. Cioè, molta gente crede che il modulo non sia sufficiente, molta gente dice che il modulo non sia abbastanza buono, molte persone sostengono che questo sia un modulo sbagliato. Secondo me non esiste la discussione, perché se un modulo funziona, segni, vince, stop, stop, non c'è molto da dire. Cioè, da questo punto di vista non parliamo di un integralismo, parliamo di un allenatore che integra, parliamo di qualcuno che deve comunque costruire qualcosa con la rosa a disposizione, ok? Se la rosa a disposizione rende meglio con 3-5-2, Mel è un buon acquisto, non te, no Mel, cioè no, 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 però tu devi capire quello che devi andare a fare all'interno della rosa. Cioè non posso prendere per dire,
Allora, no, 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 facciamo un discorso un po' più generale. Allora, non posso prendere un giocatore per il 4-3-3 quando so che giocherò con il 4, con il 3-5-2. Capito? Il 3-5-2 non l'hai cominciato ad usare perché ti è venuto in mente, diciamo, voglio usare il 3-5-2. Il 3-5-2 l'ho cominciato ad usare perché tu avevi un'idea, l'hai cambiata perché non avevi gli uomini. Quindi hai dovuto adattare il tuo, diciamo, gioco a quella che è la rosa. Hai dovuto adattare il contesto a quello che è la rosa, e da questo punto di vista è uscito fuori il 3-5-2. Ma sto 3-5-2 alla fine porta i risultati, perché per ora i risultati te li ha portati. Ora non so come, non so in che modo, non so perché, ma comunque, cioè, questo modulo funziona. Io questo ti sto dicendo: se funziona questo modulo e hai l'opportunità di continuare ad insistere su questo modulo, prendere un giocatore a destra a gennaio non deve essere un acquisto top che ti fa spendere tanti soldi, ma deve essere uno che tu prendi consapevolezza comunque che deve essere un giocatore di medio livello, perché ti serve uno che ti faccia il lavoro, non ti serve uno che ti faccia la qualità clamorosa. Quello semmai lo dovrei comprare per la nuova stagione, perché attualmente io non mi posso permettere di andare a spendere 40 milioni di euro per un esterno destro. Capite qual è il discorso? Cioè, non c'è proprio la spesa, non si può fare attualmente, non è sostenibile per le casse. Quindi devi cercare di prendere un giocatore che abbia comunque delle qualità completamente differenti e dei costi completamente differenti. Ora, Mel non è che sarà tutto sto fenomeno, non è che sarà tutto sto campione, non è che sarà tutto, però secondo me è un buon giocatore. Ti ripeto, è un buon giocatore, fa buone qualità, poi io ti devo dire che Mel è un fenomeno, che Mel cambia, te lo posso dire. Buon giocatore, di buona qualità, a sinistra c'è un Kostic che è un pochino più alto e che quindi riesce comunque a fare una fase offensiva un po' più ampia, a destra ci avrai Melico un po' più equilibrato, quindi ci avrai una squadra molto equilibrata. Ma se tu a gennaio non mi prendi nessuno sulla fascia destra, io di cemento non c'ho nessuno per metterci, quindi bisogna comprendere questa cosa qua. Cioè, fatemi sapere un pochino nei commenti, cioè, fatemi un parere, fatemi sapere.